Ciao ragazzi, come va? Bentornati nel mio studio, Avangarage Recording Studio. Oggi vedremo come in Studio One possiamo settare correttamente il routing del nostro studio di registrazione, che sia esso home studio o professional. Allora, apriamo la schermata home di Studio One, eccola qua. Qua ci sono i progetti recenti. E innanzitutto andiamo a selezionare l'interfaccia, quindi il driver che utilizzeremo. In questo caso io ho una Presonus Quantum 4848, setterò come dispositivo di playback la Quantum 4848 e come dispositivo di registrazione la Quantum 4848. Dimensioni blocco sample, questo riguarda il buffer della scheda audio e quindi è estremamente connesso alla capacità della CPU e della latenza in ingresso e in uscita. Ora lascerò 1024 sample, poi farò un video dedicato solamente per come settare correttamente le latenze in registrazione o in mixaggio. Per decidere come indirizzare gli ingressi fisici e le uscite fisiche della nostra scheda audio dobbiamo accedere a un progetto, perché queste fanno parte del setup proprio di ogni progetto. Quindi andrò a creare un nuovo progetto, in questo caso lo chiamiamo Routing Interfaccia Audio. Lo imposto a 48 kHz perché io solitamente lo imposto a 48 kHz, non ci interessano tutti gli altri in questo momento. Diamo ok. Adesso che abbiamo il nostro progetto, possiamo fare due cose. O cliccare qua e abbiamo già le impostazioni sul setup song, oppure andare su song, setup song. Esattamente. In questo modo vediamo le impostazioni del nostro progetto. Dovremo recarci sul menu impostazione ingressi e uscite. Bene, questa è già tutta la mia scheda configurata. Ora io potrei anche resettarlo. Ecco qua, in questo modo vi troverete con una matrice del genere ingressi e output. Allora, innanzitutto andiamo a configurare i nostri ingressi. Quelli che vedete qua sopra sono tutti gli ingressi fisici o ADAT, in questo caso, della nostra scheda audio. La mia interfaccia me ne dà 48. Mentre quelli che vediamo su output sono tutti gli output fisici più, in questo caso, gli ADAT, che sono ottici, della mia scheda audio. Allora, andiamo a vedere. Su ingressi, logicamente nel momento in cui andrò a registrare una traccia, avrò bisogno di poter selezionare un ingresso che corrisponda a quello della mia scheda audio. In questo caso cosa faccio? Siccome io ho interesse di avere, nel mio caso, nel mio setup, 24 ingressi configurati, mono, perché vengono direttamente dal mio mixer, andrò a fare aggiungi mono, fino ad arrivare a 24. Esattamente. In automatico questa matrice ha già settato che l'ingresso 1 del software Studio One è collegato al line in 1 della scheda Quantum 4848. Se volessi cambiarlo e fare sì che l'ingresso 1 sia collegato al line in 2, potrei andarlo a spostare in questa maniera. Ok? Controllo questa cosa qui. Se avete, per dire, dei preamplificatori collegati o volete scrivere che questo è della Quantum 1, io lo chiamerò Quantum 1. Poi andrò a modificare il secondo, lo chiamerò Quantum 2. Quantum 3. Altra cosa interessante che possiamo permetterci di fare con gli ingressi è che delle volte vorremmo avere un input stereo per registrare direttamente una traccia stereo che abbia, per dire, due microfoni separati, come potrebbe accadere con degli overhead della batteria, mi viene in mente. Quindi, oltre ad aggiungere gli ingressi mono, potrei fare aggiungi stereo, ingresso 1 stereo, lo vediamo qui che è stereo, lo chiamerò Quantum 1 e 2 in questo caso, perché magari ci vado a mettere come ingresso l'1 e il 2. Guardate che mettendo l'1 e il 2 qui non è che mi vado a togliere ingressi da altre parti, ok? Questo rimane. Ora andiamo a configurare le uscite. Come principale avrò esattamente l'uscita principale. Nella mia scheda i monitor sono collegati al line out 25 e 26, quindi lo andrò a impostare su 25 e 26. Poi vorrei fare magari una mandata cuffie, perché potrei aver bisogno di avere una cuffia in sala ripresa e quindi, come faccio la mandata fisica? Aggiungo una traccia stereo in uscita, la chiamerò cuffie
ripresa, assegnerò a cuffia ripresa il Q Mix, perché in questa maniera, quando dalla nostra traccia facciamo una mandata al Q Mix 1, in questo caso perché è la prima cuffia che ho impostato, il nostro artista o chi per lui che sta registrando in sala ripresa sentirà il segnale che gli sto mandando. E in questo caso io lo imposto su 31 e 32, perché nel mio routing le cuffie in ripresa sono collegate all'uscita fisica 31 e 32. Ora che ho impostato questo, non devo fare altro che cliccare applica. E adesso diventano utilizzati. Vedete che si sono colorati. Ora potrò fare ok. Adesso andrò ad aggiungere una traccia e vedere che effettivamente i miei ingressi e le mie uscite corrispondono. Quindi creerò prima una traccia mono, scrivendo line in quantum prova. Qua potrò assegnare gli ingressi. Sono quelli che abbiamo creato prima. Vediamo quantum 1, quantum 2, quantum 3. Gli altri non li ho rinominati, quindi selezionerò l'ingresso mono, quantum 1. Ok. E ora il mio ingresso lo vedo qua. Se voglio vedere l'uscita, schiaccerò I e questo sta uscendo su principale. Se voglio fare la mandata al Q Mix, eccoci qui, cuffia ripresa. Posso spegnere, accendere, abbassare o alzare. Ora controlliamo anche che la traccia stereo sia collegata, quindi farò aggiungi traccia stereo. Il colore non ci interessa, line in quantum prova stereo, e selezionerò quantum 1 e 2, che è il mio ingresso stereo che ho creato precedentemente. Stessa cosa, potrò andare sul Q Mix, abilitare o disabilitare la cuffia. Una cosa che vi voglio dire molto importante è che, siccome il routing è collegato al progetto e non alle impostazioni di default di Studio One, per averlo su ogni progetto in automatico come l'avete impostato, non dovete fare altro che andare sul setup progetto, quindi song, setup song, e fare rendi predefinito. Nel momento in cui io cliccherò rendi predefinito, questo tipo di configurazione diventerà predefinita e quindi in automatico si aprirà per ogni nuova song che creerò. Manterrà sia le uscite che gli ingressi, così non avrete più problema ogni volta di risettare questa maledetta scheda audio. Spero che il video sia stato utile, se avete qualche dubbio scrivete pure nei commenti, ci vediamo alla prossima. Ciao!